Ciao ragazzi! Un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare di due bombarelle sganciate ieri dall'amico Alfio Musmarra, una nel suo profilo Instagram e una nel suo editoriale per FC Inter 1908. Bombarelle che ho visto che hanno suscitato per la maggior parte commenti negativi da parte degli interisti, che sotto io mi diverto sempre a vedere i commenti della gente sotto, perché ti rendi conto di quanto sia una giungla il web, YouTube, Instagram, Facebook, cioè ognuno, tutti si sentono in diritto di mandare proprio a fare il culo, anche offendere pesantemente la gente, così che poi se la incontri per la strada non gliele diresti mai le cose che scrivi, però va bene lo stesso, tanto è così, il web purtroppo, che piace o no, è fatto così. Insomma, e le bombe sganciate da Alfio Musmarra sono queste. La prima, Alfio ha verificato questa notizia e Alfio è uno di quelli, insomma, che quando telefona gli rispondono. Quando telefona, non intendo telefona alla suocera o alla cugina, quando telefona a dirigenti dell'Inter, così come ci sono anche tanti altri giornalisti bravi che quando telefonano gli rispondono. Biasin, Barzaghi, Brothers, tutte e due. Cioè, sono giornalisti che quando chiamano Marotta, Marotta risponde, se chiamano Ausilio, Ausilio risponde. Quindi, quando dicono qualcosa loro, generalmente, insomma, è sempre verificata, comunque, insomma. E Alfio ha verificato la notizia che il prossimo anno Handanovic partirà di nuovo titolare nelle gerarchie, poi durante la stagione le gerarchie, perché poi le notizie bisogna anche leggerle, molte volte la gente si sofferma al titolo oppure capisce male pure il titolo. Io tante volte sotto i miei post Facebook rispondo alla gente, cioè io sono il responsabile di quello che scrivo, non di quello che tu capisci, perché se io scrivo A e tu capisci B, io cosa ci devo fare? E quindi Alfio ha scritto che Handanovic partirà di nuovo titolare nelle gerarchie che durante l'anno potrebbero anche rovesciarsi, ma all'inizio mi spartirà Handanovic. Stavo andando di traverso la saliva. Apriti cielo, sotto commenti di ogni tipo, gente incazzatissima. Allora, vi dico la mia. Anche io non sono entusiasta degli ultimi 2 anni di Handanovic e anche io non è che faccio i salti di gioia nel sapere che il prossimo anno partirà di nuovo titolare Handanovic. Partirà. Però se vi devo dire la verità, anche questo Onana, io prima lo voglio vedere. Lo voglio vedere. Perché ricordiamoci sempre che Onana ha fatto un periodo molto lungo senza giocare. È rientrato da questo periodo molto lungo. È andato a fare la Coppa d'Africa, ha alternato grandi parate a grandi papere, va bene, c'è stato il periodo di inattività, periodo lungo, ha ricominciato a giocare nella sua squadra di club, l'Ajax, anche lì ha fatto delle cappelline, è stato messo fuori squadra, è stato messo in panchina, se non sbaglio, nella partita di mi ricordo se era Coppa d'Olanda o Supercoppa d'Olanda. Ha giocato Stekelenburg, che ha 150 anni, e da quella partita Stekelenburg non ha più perso il posto da titolare. Forse anche perché l'Ajax sapeva che Onana aveva già detto, insomma, aveva già deciso di non rinnovare il suo contratto e se ne sarebbe andato. Fatto sta che oltretutto poi l'Ajax l'ha rimandato pure a casa sua, non gli ha fatto neanche finire gli allenamenti con la squadra, non ha finito la stagione con la squadra, l'hanno parcheggiato a casa sua, l'hanno parcheggiato. Cioè, quindi diciamo così che l'ultimo anno, anno e mezzo di Onana è stato molto turbolento, con pochi alti e tantissimi bassi. Quindi a quelli che si incazzano che il prossimo anno partirà titolare Handanovic, io dico, sì, anche io non sono al settimo cielo. Però sinceramente io quest'altro lo voglio un attimo vedere, perché quest'altro veramente viene da un anno e mezzo, ripeto, alti pochissimi e tutti bassi, e tutti bassi. Un anno e mezzo veramente negativo per la sua carriera. Quindi sinceramente, oh, io Handanovic
Ne avrei fatto anche a meno, però dico la verità, non abbiamo i soldi, quindi abbiamo preso un portiere a zero e ci siamo tenuti un portiere che ormai ha 40 anni. Perché? Perché adesso l'Inter i soldi per pensare anche al portiere, già dobbiamo pensare al difensore centrale, all'attaccante, a questo e a quello. Se ci mettiamo a pensare anche al portiere, non abbiamo i soldi per pensare a tutte queste cose. Quindi abbiamo deciso di rinnovare un 37enne e abbiamo preso uno svincolato a parametro zero che è un anno e mezzo che gioca pochissimo. Quindi il quadro è questo. Quindi per me inizialmente far partire Handanovic fra i due, o poi se vedo nel frattempo, se si vede nelle amichevoli estive, non lo so, io non la trovo tutta questa eresia far partire all'inizio Handanovic. Poi ripeto, anche Alfio dice, le gerarchie si possono rovesciare. L'altra notizia che ha scatenato il putiferio nella mia pagina Facebook è: ho ripostato la notizia, sempre di Alfio, che dice che Mattia Destro è stato offerto all'Inter e potrebbe tornare comodo anche per le famose liste UEFA perché è un giovane che proviene dal settore giovanile. Apri di cielo. Fra insulti a Alfio che l'ha scritto, fra insulti all'Inter che ancora non l'ha preso. Non, veramente non se ne esce. Partiamo un attimo. Cioè, quando io dico, io sono responsabile di quello che scrivo, non di quello che tu capisci. Cioè, perché la gente offende sotto se c'è scritto è stato offerto? Cioè, non è che l'Inter è andata a cercare Destro. Vuol dire che qualcuno dell'entourage di Destro ha offerto il suo assistito all'Inter. Buona. Finito. Finito. Poi che l'Inter prenda a destro, ce ne passa, ce ne passa. Andiamo a esaminare anche questa notizia. Allora, io sono sempre favorevole a avere la quinta punta. Io la quinta punta la voglio sempre, sempre. La classica quinta punta che stia lì, che non rompa i coglioni, panchinaro praticamente fisso e che giochi solo ed esclusivamente se le altre quattro si rompono. Come è stato per Caicedo, che purtroppo l'abbiamo preso che lì è stata una cappella perché tutto il girone d'andata Caicedo col Genoa non giocava mai perché era sempre rotto, è venuto all'Inter e anche all'Inter ha avuto un sacco di problemi fisici, quindi utilità di Caicedo zero. Però c'è gente che dice ma mettiamo uno dei nostri giovani, ma se tu fai fare a un giovane la quinta punta lo condanni uno a non giocare mai, mai. Abbiamo visto quando all'Inter ha fatto la quinta punta, praticamente l'ultima scelta l'ha fatta Esposito, pochissimi scampoli di partita. Pinamonti con Conte, pochissimi scampoli di partita. Quindi condanni un giovane a non giocare mai. Quindi io il giovane sono sempre per farlo giocare. Se trova spazio da noi, bene, altrimenti che vada a fare un'altra esperienza e che maturi. Oltretutto l'Inter adesso. Ragazzi, se vogliamo tenere Bastoni, se vogliamo tenere Skriniar, se vogliamo tenere Brozovic, se vogliamo tenere Lautaro, se vogliamo tenere questo, se vogliamo tenere quello, i soldi da qualche parte li dovrà tirar fuori. Quindi Pinamonti, Satriano e Esposito potrebbero diventare un salvadanaio importante per tenere i nostri big. Quindi anche qui vi dico la verità, la quinta punta che sta lì, che non rompi i coglioni, che sta seduto, tanto so, abbiamo Lautaro, abbiamo Correa, vogliamo Dybala, vogliamo Lukaku, ma la quinta, Dzeko, ma la quinta punta quando gioca? La quinta punta non gioca mai, quindi in questo caso avrebbe solo l'utilità di essere utile per le liste UEFA, che sapete, ripeto, che ci vogliono dei giovani del vivaio da mettere nelle liste UEFA, soprattutto per la Champions League. E l'utilità, oh, proprio se si rompono tutti, gioca, ma altrimenti non gioca mai la quinta punta. Quindi io anche questa, è chiaro, se non viene destro, che cazzo me ne frega, ma se l'Inter dovesse fare Lautaro, Lukaku, Dybala, uno fra Dzeko Correa e destro quinta punta, ma va benissimo. Quindi ho visto tutto sto casino ieri, quando alla fine, per notizie che vanno un attimo, secondo me, sviscerate. E non guardate solo nel titolo, così nel contesto del titolo. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!